Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati da diverso tempo e, secondo le ultime indiscrezioni, ad oggi hanno ritrovato l'amore con altre persone. Da diversi mesi ormai Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. Dopo la nascita della figlia Céline Blue, la coppia è entrata in crisi e hanno annunciato la loro rottura. Nonostante le loro difficoltà, cercano di restare una famiglia per la bambina, ma ad oggi sembra che entrambi frequentino nuove persone. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ritrovano la felicità con nuovi amori. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non sono più una coppia da diverso tempo. Il settimanale che ha dedicato loro un servizio questa settimana svelando che i due ex sono in ottimi rapporti. Le storie finiscono, ricominciano, finiscono ancora, scrive l'occhiello del magazine di Alfonso Signorini. Nonostante non siano più legati da un rapporto amoroso, ad oggi cercano di essere uniti per il bene della loro bambina Céline Blue. Secondo le ultime indiscrezioni, entrambi i personaggi televisivi hanno iniziato a frequentare nuove persone. L'ex tronista di Uomini e Donne è stata avvistata durante la settimana della moda a Milano con l'attore spagnolo Aaron Piper. L'influencer avrebbe iniziato una frequentazione con l'attore e cantante conosciuto per il suo ruolo nella serie Netflix Elite. Il loro incontro è avvenuto al Lucid, un club privato in centro a Milano, e la loro serata sarebbe proseguito a Palazzo Parigi. Secondo il magazine, i due sono apparsi, in effetti, affiatati, tanto da ritrovarsi anche dopo cena. Le immagini della coppia hanno iniziato a circolare in pochissime ore sul web, diventando immediatamente virali. Al momento non ci è dato sapere quella tra Sophie e Aaron sia soltanto una simpatia, un'amicizia o una liaison amorosa. Anche il suo ex, nonché padre della figlia Céline Blue, Alessandro Basciano, si sarebbe già concentrato su una nuova ragazza conosciuta a Ibiza. Neanche la loro frequentazione sarebbe passata inosservata in Italia e, soprattutto, all'influencer stessa. Non c'è l'intenzione di ferire, spiega il settimanale di Alfonso Signorini. La rottura tra i due ex concorrenti del Grande Fratello VIP è stata a dir poco burrascosa. Dopo un amore vissuto in maniera molto pubblica, anche la loro separazione è avvenuta sotto l'occhio dei riflettori. I due sono stati ospiti nello studio di Verissimo in diverse occasioni e tra loro sono volate accuse pesanti di tradimenti, violenza psicologica e mancanza di fiducia. Da alcuni mesi, però, sembra essere tornato il sereno nella loro relazione. Entrambi si stanno concentrando, probabilmente, sul benessere della figlia Céline Blue.